ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media. Ecco le nostre notizie. Il coordinatore di fabbrica della Wilm, Gennaro Liva, ha dichiarato attraverso un video diffuso sui canali social che è in corso un'indagine della Procura di Taranto sul caso delle ferie e dei permessi chiesti dai lavoratori dell'ex Ilva e trasformati in cassa integrazione dall'azienda. La Procura ha delegato per gli accertamenti la Guardia di Finanza, che ha già ascoltato numerosi dipendenti del siderurgico, ai quali è stato anche chiesto di compilare un questionario. E siamo venuti a conoscenza che ci sono delle indagini in corso relative a un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Taranto e finalizzato ad accertare quanto lamentato da noi sindacati circa la conversione delle giornate di assenze giustificate in CICS da parte della dirigenza di Acciaierie d'Italia. Che significa? Voi spesso ci avete denunciato il fatto che la malattia veniva trasformata in cassa integrazione, che le 104 venivano trasformate in cassa integrazione, che tutti i permessi vari venivano trasformati in cassa integrazione. Noi su questa cosa ci abbiamo voluto vedere chiaro e oltre a noi ci vuole vedere chiaro la Procura della Repubblica. E di questo siamo molto molto contenti di questa cosa. I militari della Guardia di Finanza di Taranto hanno sequestrato oltre 3 milioni di euro tra beni mobili, immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. In base a quanto emerso da complesse indagini dirette dalla Procura di Taranto, è stata infatti accertata l'esistenza di un sodalizio criminale con base operativa nel capoluogo ionico e ramificazioni nelle province di Napoli, Ravenna e Brindisi, il cui fine sarebbe stato quello di consentire a una società di capitali tarantina, operante lavori generali di meccanica, di conseguire ingenti risparmi fiscali. In particolare, nel periodo compreso tra 2014 e 2019, tale società, attraverso fatture per operazioni inesistenti emesse da 9 società con sedi in Puglia, Campania ed Emilia-Romagna, avrebbe detratto illecitamente l'IVA per oltre 1,5 milioni di euro. Stesso modus operandi sarebbe stato utilizzato da altre società facenti parte del sodalizio. Nel corso delle operazioni si è poi provveduto a notificare nei confronti di 6 dei 14 soggetti indagati un'informazione di garanzia. L'operazione rientra nell'impegno della Procura della Repubblica Ionica e della Guardia di Finanza nell'azione di prevenzione e repressione dei reati di natura economico-finanziaria. Ospedali sotto stress e farmacie in affanno per alcune medicine. Sono questi gli effetti dell'influenza australiana che sta imperversando in Italia in questi giorni. Secondo quanto riportato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, a scarseggiare sono soprattutto gli antinfiammatori, gli antipiretici, alcuni antibiotici e sciroppi per bambini. Ma il boom di casi influenzali colpisce anche gli ospedali. Il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, Fabio De Iaco, ha dichiarato che il pronto soccorso sono allo stremo e che la situazione peggiorerà nelle prossime settimane, quando si attende il picco di casi a cui si aggiunge un aumento della circolazione del Covid. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, durante le festività natalizie si raggiungeranno i 150.000 casi al giorno, per un totale di 10 milioni di italiani contagiati. L'incidenza attualmente è molto alta nei bambini fino a 4 anni, ma oltre 3 milioni e mezzo di italiani di tutte le fasce d'età sono già stati colpiti da questo virus particolarmente aggressivo. La preoccupazione riguarda soprattutto gli over 60 con malattie croniche, per i quali continua ad essere consigliata la vaccinazione, a cui si aggiunge la raccomandazione dell'uso della mascherina. Allerta gialla su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e per temporali dalle 8 di mercoledì 14 dicembre per le successive 12 ore. Il bollettino di criticità diffuso dalla Protezione Civile Regionale prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Temporali anche nel Tarantino con venti da forti a burrasca in estensione dal pomeriggio di mercoledì 14 dicembre. Per giovedì 15 dicembre si prevedono estese velature, mentre sabato 17 dicembre vedrà un peggioramento con cielo molto nuvoloso, piogge o rovesci sparsi di debole intensità in graduale attenuazione dalla serata di sabato e durante la giornata di domenica.
Presentato questa mattina a Taranto presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città, l'evento di Living History Natale tra i vicoli del Medioevo, che si svolgerà tra sabato 17 e domenica 18 dicembre. In questo weekend la città vecchia riacquisterà le forme, i colori, i profumi e le tradizioni della prima metà del XIII secolo. La città medievale e le feste natalizie, al centro del racconto rievocativo, le cui postazioni saranno dislocate in modo diffuso tra ipogei e strade di Taranto Vecchia. Sì, cerchiamo di fare del nostro meglio, cercando di dare molta qualità nella living history, nella rievocazione storica dei vari periodi storici. E qui, storici, in questo momento, con il Natale tra i vicoli del Medioevo, proporremo il XIII secolo con i temi principali relativi al Natale, quindi le feste natalizie di quel secolo, e due personaggi che hanno inciso, insomma, sulla nostra storia, che sono San Francesco e Federico II. E quindi il sabato dalle 17 sino alle 21.30 e la domenica dalle 10.30 sino alle 21.30, e luoghi, spazi, vicoli, insomma, si animeranno di frammenti di vita quotidiana, di racconti e quant'altro. Abbiamo concordato già tempo fa con i commissari Ilva praticamente la possibilità di utilizzare questi fondi per la rigenerazione culturale, ed è il motivo con cui nasce l'avviso per gli eventi, quindi una serie di eventi anche molto particolari, e su questo sono molto felice che Vito abbia partecipato a questo evento, perché da tempo che avevamo il desiderio di fare un qualcosa di così caratterizzante nella nostra splendida città vecchia, anche perché in questo periodo abbiamo davvero bisogno di creare delle iniziative che possano ripopolare questo territorio nell'ottica di sviluppo e rigenerazione che stiamo portando avanti. C'è il Messina nel mirino del Taranto di Capuano, che dopo i tre risultati utili consecutivi vuole onorare l'ultima trasferta dell'anno, dove ad attenderli ci sarà il Messina di Autieri. Se non si può parlare di ultima spiaggia per i peloritani alle prese con una grave crisi di risultati, ma che non navigano nemmeno in buone acque societarie, poco ci manca. Gli ionici, da parte loro, al netto dei numerosi infortunati, si affidano alla vena realizzativa di Cristian Tommasini, vero e proprio uomo in più, capace di bollare tre volte nelle ultime tre uscite, garantendo al Taranto quell'attitudine con il gol che era costata diversi punti. Da valutare Provenzano, che dopo il lungo stop sta recuperando il ritmo partita, mentre confermata in blocco la difesa rimasta immacolata negli ultimi 180 minuti. Nulla di fatto per la tarantina Benedetta Pilato alle semifinali femminili dei 100 rana, ai mondiali 2022 di nuoto in vasca corta che si stanno disputando a Melbourne, in Australia. L'azzurra, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere arrivata alla rassegna in una forma non ottimale a causa di problemi personali, ha provato a impegnarsi, realizzando però una gara non brillante. Per i primi 50 metri ha tenuto la terza posizione, poi la fatica ha preso il sopravvento e l'ha relegata in settima posizione, non permettendo di conquistare la finale di domani. Sul podio Stati Uniti, Lituania e Giappone. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.